Allora, vabbè, sono andati via Cruciani, Di Nicola e Lamioni, poi Razzanelli ha accusato un problemino, ma credo che ci sarà. Lamioni credo ci abbia un problema, quindi probabilmente non sarà della partita. E poi mi sembra che più o meno gli altri No, ci Lamioni. siano. L'ha detto No, Lamioni. Lazzoni, scusate, sì, Lazzoni. Ah, Van Brusse è squalificato e quindi insomma siamo una squadra un po' ringiovanita, però andiamo a giocarci la partita. È una partita difficile, una squadra molto giovane che corrono, una squadra che ha inanellato una serie di buoni risultati, però ripeto, come sempre andremo ad affrontare la partita con la migliore formazione possibile attuale, con tanti giovani che avranno voglia spero, di mettersi in luce, di farci vedere che possono fare questa categoria. E quindi, o sarà una formazione non molto differente da quella di Gavorrano, perché più o meno gli uomini sono quelli. Si vociferava di un tesseramento imminente, dato che abbiamo parlato delle uscite, c'è stata questa entrata oppure non Non lo ancora? so ancora, non lo so ancora, bisogna sentire se è stato il ragazzo, è stato tesserato, è un ragazzo che si è andato da qualche giorno qui con noi, visto la penuria anche numerica dei tesserati, dei calciatori, abbiamo cercato di proteggersi, di tutelarci con questo acquisto, che però ora bisogna sentire, in sede se sono riusciti a fare il tesseramento. Una cosa riguardante, diciamo, quelli che vi stanno sotto, ma hai intenzione di convocare anche qualcuno della Juniores? Sì, probabilmente per arrivare a 20 qualche ragazzo della Unione si dovrà venire. Ora, a parte il portiere, che Vabbè, è ci dovranno ovvio, essere tutti e dovranno venire due, quindi Barbieri, però. Barbieri e Pinarelli. E poi probabilmente saremo, mi sembra, 18, quindi può darsi che un paio di ragazzi devono essere convocati per arrivare a 20. Prego. No, semplicemente come si può gestire in questo momento entrate, uscite, porte girevoli? Mi sembra che sia abbastanza anche destabilizzante, no? Allora sì, purtroppo la situazione attualmente è questa, chiaramente non fa piacere a nessuno perdere calciatori o gestire una situazione un po' complicata come questa, purtroppo ci siamo dentro, ormai sposiamo la situazione cercando sempre in un miglioramento, in qualcosa che possa accadere dall'oggi al domani. I ragazzi credo che nell'ora e mezzo che stanno in campo riescono a dare tutto, chiaramente la concentrazione totale in un'annata così difficile come è questa, come è stata la partenza di questa, le energie dovrebbero essere profuse tutte verso il raggiungimento del risultato. Chiaramente questa non è una situazione possibile, credo, in questa situazione, in questo momento, e quindi magari preparare una partita nell'ora e mezza che stai in campo, nell'ora che ci sei, sì, dopo chiaramente i pensieri vanno in altre direzioni che non sono quelle solo del raggiungimento del risultato. Questo però credo che sia una cosa umana, normale, in una situazione un po' difficile come quella che stiamo attraversando. Ha auspicato una via d'uscita, ci credete alla possibilità che ci sia uno sbocco definitivamente per questo? Io mi posso rifare a quello che avete sentito anche voi. La prossima settimana, a metà della prossima settimana, ci dovrebbe essere una notizia, una chiarificazione, un qualcosa che ci possa consentire almeno di sistemare quelli che sono i calciatori rimasti e di magari riuscire a proseguire con un pochino più di tranquillità il domani. Chiaramente si era già parlato qui in questa sede di quanto era importante fare mercato, mi sembra si è parlato circa un mese fa, la partita col Bastia, se non ricordo male. Chiaramente ora il mercato comincia ad essere difficoltoso da fare, primo perché i giocatori si stanno accasando e secondo perché in questo momento, sia per situazioni di classifica che per altri ovvi motivi, portare calciatori
che ci possono essere utili al nostro risultato, in questo momento portarli a massa credo che sia un pochino più difficile di qualche tempo fa, quando magari se la situazione si fosse un pochino stabilizzata nei mesi precedenti, probabilmente in questo momento avremmo le carte in regola per poter fare un mercato adeguato alle nostre esigenze. Ma una cosa, dal punto di vista, sono malato di cervello, voglio parlare ancora del fatto Fa sportivo. piacere. Vabbè, Anche a sono... me, anche a me. Allora, quale pensi che siano i giocatori più importanti del campo avversario e che possano determinare dei problemi per la Massese in questa gara? Ricordiamo che i giocatori della Massese non avranno al seguito i loro tifosi perché è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Massa Carrara e quindi diciamo sarebbe per la prima volta una partita che i giocatori della Massese non giocherebbero in casa come hanno fatto fino ad oggi. Allora, Viareggio è una squadra costruita con tanti giovani, bravi, tanti giovani. C'hanno un ragazzo Udo davanti, un ragazzo strutturato, Ex bravo, Juventus, se non mi sembra di sbaglio, sì. Hanno giovanili. Guye, l'esterno sinistro, che anche lui domenica ha fatto gol. È un ragazzo che fa il quarto di sinistra, molto bravo nella fase di possesso. Io l'ho visto giocare un po' col forte rimando perché ho visto la partita dell'Aglianese, 15 anni, Sibidi si chiama, il ragazzo di colore nel mezzo che fa il Milano Basso. Domenica ha giocato Papi, però non so se ha un problema, non lo so. Credo che siano i giocatori di maggior qualità questi. Chiaramente poi hanno giocatori di esperienza, loro hanno Virga, Iuri Papi e il portiere Fiaschi. Il resto sono tutti 98, 99, 2000. Hanno due mezzali, Mattei e Belluomini, credo giocheranno. Sono due grandi corridori, hanno una grande condizione fisica, una squadra molto giovane, una squadra organizzata che secondo me qualcosa ci può concedere. Chiaramente dobbiamo stare attenti alle ripartenze, che davanti hanno Papi e Noccioli, che sono due giocatori. Papi è anche strutturato, Noccioli è un brevilino, molto bravi tecnicamente, e poi hanno questo ragazzo che attacca molto bene la profondità, è uno che riesce a avere giocate importanti anche palla al piede, quindi e nella fase offensiva sono una squadra pericolosa. Dobbiamo fare come a Gavorrano, cercare di limitarli al massimo e poi magari provare a impostare delle azioni che secondo me se riusciamo ad essere bravi tra le linee, potremmo anche provare a mettere in difficoltà. Ripeto, non è che partiamo battuti, non è che si va a Viareggio e sono 50 volte meglio di noi, questo tengo a precisare. Diciamo che la situazione ci porta a pensare questo, ma la realtà tecnica non è questa. Cioè, noi Anche perché fino a 2 o 3 partite fa andiamo, noi non è che fosse così. andiamo laggiù a giocare la nostra partita sperando di vincere con la consapevolezza che sono. Non lo so se sono meglio di noi, la classifica dice questo, però noi andiamo laggiù con le nostre armi, con quello che abbiamo, chiaramente portandoci alle spalle un fardello di giorni e di discorsi che magari nel breve periodo creano qualche problema, però ripeto, non è che noi andiamo laggiù e siamo la squadra che perde 8-0, 7-0, 3-0, l'abbiamo sempre fatto, ci siamo giocati tutte le partite anche con squadre. Lo dico, che sono tecnicamente e come classifica migliori del Viareggio, vedi Ponsacco, vedi Tutto Cuoio, Gavorrano. Gavorrano, e quindi dire, noi abbiamo giù, non andiamo battuti, anzi ragazzi c'è grande voglia di far vedere. Chiaramente il problema di queste situazioni è solo questo, come è successo domenica, che secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, alle prime difficoltà dove abbiamo commesso errori sulle palle inattive, su quello che è la situazione del campo, chiaramente alle prime difficoltà, come succede in queste situazioni, la squadra tende un po' a spendersi. Se riusciamo a migliorare questo aspetto, credo che potremo andare a fare partite con tutte le squadre che ci verranno da qui alla fine del campionato. Quanto credi nella salvezza? Abbastanza, perché secondo me in questo momento questi ragazzi hanno consentito di avere una chance importante, perché a questo punto con tutte le vicissitudini passate potremmo anche essere ancora più distanziati, allora ti avrei detto di no. Siamo lì a un passo dalla salvezza, prima di Gavorrano eravamo spacciati, dopo Gavorrano eravamo salvi, ora siamo nel mezzo, quindi noi dobbiamo continuare se ci riesce per la nostra strada e io credo che con qualche ritocco, che non vuol dire spendere centinaia di miliardi di euro, vuol dire prendere giocatori mirati, giocatori che fanno al caso nostro, qualche giovane che possa venire a rimpolpare la nostra rosa, chiaramente
con la speranza di non perdere altri giocatori, perché se si perde altri giocatori allora non ne basta 3, ma ce ne vuole 8. Grazie.